Graziana, vi faccio vedere alcuni cartelli. Guarda, questi ragazzi hanno governo, cioè ucciso, oppure state uccidendo le piccole imprese e poi i ristoranti italiani, come ti dicevo, il necrologio che stanno facendo, insomma, lo stanno dando gli organizzatori della manifestazione. Chiaramente loro hanno specificato: noi siamo qui in Regione Lombardia per fare in modo di avere un megafono e poter dialogare con il governo. Che cosa denunciano? Denunciano la mancanza della cassa integrazione, perché tra queste persone ci sono anche i dipendenti, non solo i ristoratori, cioè i famosi ristori che non bastano perché comunque hanno da pagare affitti, bollette, e quindi insomma ci hanno raccontato di perdite del fatturato fino a 180.000, 200.000 euro, cifre ingenti che non gli permettono più di andare avanti. Allora, Vice Ministro, le chiedo cos'è che non hanno capito le persone che stanno protestando lì? O cos'è che voi non avete capito di loro? Allora, no. Loro hanno tutte le ragioni del mondo per lamentarsi, anche perché c'è uno stato di esasperazione legittimo. Io quello che le dico è: io alle 5 ho un'ennesima riunione proprio per destinare ristori per quelle attività, per intervenire su quelli che hanno avuto perdite vere. Io le faccio anche una proposta, visto che avete là delle persone, quelli che non hanno ricevuto la CIGS, la cassa integrazione, quelle che dicono che non hanno ricevuto i ristori, lei mi mandi i riferimenti e le faccio avere tutti i controlli, tutti, e verifichiamo se è vero quello che dicono, perché mi è capitato, che spesso è successo, che la cassa integrazione non è arrivata perché il consulente del lavoro non aveva mandato la comunicazione, quindi l'INPS viene massacrato quando sta facendo un grande lavoro. L'Agenzia delle Entrate i ristori li ha fatti automatici, quindi mi viene difficile pensare che non siano arrivati. Mi perdoni, quindi però siamo disponibili tramite voi. Sì. Guardi, io dottoressa le dico una cosa, in famiglia abbiamo un ristorante, quindi l'attività la conosco, è chiuso, abbiamo i dipendenti in cassa integrazione, il problema cioè, lo conosco, perciò le dico, dove ci sono questi casi li verifichiamo, attenzione perché ci sono dei casi dove magari i fatturati erano bassi però, per dinamiche varie e noi dobbiamo avere dei siccome parametri. Quello che lei ha detto potrebbe sembrare stanno lì a raccontare sciocchezze. Lei non sta dicendo questo, no, lei sta detto, dicendo, eh. No, apposta dico, no, lo vorrei chiarire insieme a lei, no? Perché potrebbe suonare così. Allora invece mi aiuti a spiegarlo bene. Lei dice, noi abbiamo fatto un pezzo di lavoro, abbiamo cercato di dare risposte, stiamo lavorando giorno e notte per dare risposte. Lei è consapevole che non sempre quelle risposte sono sufficienti, no? Proprio perché ha esperienze, il ristorante, no, i dipendenti, eccetera. No, dottoressa, io sono certo che non sono mai sufficienti, ma noi abbiamo la responsabilità di fare i conti con le disponibilità. Però le dico, prima veniva citata una perdita di fatturato di 180.000 euro. Mi mandi i riferimenti di quel caso, lo verifichiamo e lei domani davanti ai suoi telespettatori dà un aggiornamento rispetto a quel caso. Okay. Perché mi è capitato di controllare più volte situazioni del genere, diciamo che le cose erano un po' diverse, quindi io mi metto a disposizione, cioè, come lei governo, non come Buffagni, ma come istituzioni. Le bugie, quelli che lo dicono a Elena. Lei sta dicendo, verifichiamo però per quale no, motivo no, no, non hanno dico preso quei soldi, questo dice. O hanno avuto no, quelle se è perdite. Vero, guardi, io le sto dicendo che no, non solo, no, io le sto dicendo un'altra cosa. Quelli che hanno dei problemi, io sono a disposizione a raccogliere le segnalazioni, le verifichiamo e le mandiamo le risposte, così che lei davanti ai suoi okay telespettatori può dare tutti i chiarimenti. Però le assicuro che a volte i flussi derivano anche da non mandate pratiche, da documentazione non corretta perché non avevano mandato magari gli scontrini, la dichiarazione nei tempi. Cioè, quindi noi siamo consapevoli che ci possono essere dei problemi e siamo a disposizione, okay, perché in questo momento l'esasperazione delle persone compito è comprensibile. E noi gli siamo vicini. Diciamo importante, veramente importante, perché poi se Buffagni ci dice che si mette a disposizione, io gli credo, e quindi raccogli assicuro le cose che puoi raccogliere, le difficoltà di questi imprenditori, di questi ristoratori. Ma se vuoi, Tiziana, possiamo anche collegare, allora, qualcuno che ci dice in un telegramma la difficoltà. Che ci racconta in una momento questione magari che guarda apre ad altre questioni, ovviamente. Scusi, posso? Siamo in diretta sulla 7. Noi prima parlavamo, lei è un'attività da 51 sì anni aperta. Sì. In un telegramma, ci può dire se le sono arrivate le casse integrazioni e se i ristori le sono arrivati e le bastano per la sua impresa? No, non sono sufficienti, sono arrivate in parte le casse integrazioni, sono arrivati in parte alcuni ristori, ma non sono sufficienti a consentirci di andare avanti, per cui chiediamo
che arrivino altri ristori adeguati e soprattutto la possibilità di poter riaprire in sicurezza. Lei la documentazione l'ha presentata tutta giusta? Tutta esattamente. E nonostante questo non avete avuto tutto quello? Abbiamo avuto una parte dei ristori che, ripeto, però non sono sufficienti a... Che vuol dire una parte? Che percentuale, Elena? Piedi, per cui... quello che chiediamo... Scusi, le posso chiedere, mi chiede Tiziana Panella da studio, in che percentuale vi sono arrivata per capire l'entità della perdita anche? L'entità della perdita l'anno scorso possiamo considerarla intorno al 50%. No, dico i ristori in che percentuale vi sono arrivati? I ristori saranno arrivati in un 20% di quello che è diciamo la problematica che abbiamo, per cui sono arrivati degli acconti, diciamo così, che non ci consentono di sostenere le spese. E vi è stato detto quando arriveranno magari gli ulteriori soldi? A parole sembra che siano imminenti, però questo non è avvenuto nelle tempistiche che avevano fermati detto. Un attimo, Elena, ministro Buffagni. Dottoressa, chieda innanzitutto se ci manda i documenti dell'azienda del dottore, noi la verifichiamo in puntuale. Gli chieda quanto ha perso di fatturato e quanto ha ricevuto di ristori. Capiamo numeri, non percentuali, almeno poi verifichiamo e le faccio avere qualsiasi risposta, però allora, le assicuro che anche sulle casse integrazioni, Elena, se non sono arrivati, la noi ci siamo. Qui, ma recuperiamo i documenti e verifichiamo tutto. Elena, quanto ha perso in termini non di percentuale ma di denaro e quanto ha ricevuto in termini di ristori? Parliamo sempre di euro. Prego, Elena. Allora, mi chiedono da studio se si potesse sapere quanto ha perso, non in termini percentuali, ma quanto ha perso di fatturato e quanto ha avuto di ristori. Di ristori, non scendo nei numeri per non essere impreciso, e non mi va di scendere nel dettaglio, però abbiamo perso un 50% di fatturato almeno l'anno scorso. Vabbè. E i ristori sono arrivati in maniera esigua rispetto a quello che... Il diritto dell'ospite di Elena a non voler raccontare in termini precisi, diciamo, i suoi guadagni, quello che ha guadagnato l'anno scorso, quello che ha incassato quest'anno. Però adesso Elena, magari privatamente...